consigliere neonato, quindi non avevo nessun ruolo nel processo di radiazione e della concretizzazione. E non sapevamo come sarebbe andata a finire. Tante altre esperienze, tante altre ipotesi, si sperimentarono tante altre possibilità, per dirla la Darwin. Questo ha retto, perché evidentemente era una necessità, reggeva un bisogno, era un fatto identitario di cultura essenziale. Al festival mancava questo punto di aggancio, questo momento di collegamento con la città. E dicevo, in realtà il perché l'ha già detto così bene. Oggi siamo una giornata tranquilla, il 25 aprile, ma nei prossimi giorni, quando ricomincia la confusione, entrare qui mezzo. Non è che si deve arrampicare su goccia, no, è entrare qui mezz'ora e vedere queste sperimentazioni affidate a culture secolari, raffinate anche se molto povere. Certo, soccombenti, perché oggi sono soccombenti, ma giustamente non sappiamo fino a quando. Teniamocene strette, perché potremmo avere la necessità di tornare a loro. Evidentemente c'era, è inutile, quando si superano 10 anni, e si superano molto bene, con successo, vuol dire che non solo è una soluzione utile, ma necessaria, e che soprattutto ha dato soddisfazione a quelle esigenze che il festival cerca di servire e che questa volta hanno trovato risposta pronta nella città di Trento. Grazie a voi. Grazie.